Tu legge, non puoi in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto, concetto, lo sottolineiamo, rispetto, il rispetto non si può violare in nessun caso, ci sono dei limiti, non puoi travalicare, sei devi stare ferma dentro quei limiti. Non puoi in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto. E qui è una cosa stupenda. E c'è l'applauso finale, diciamo, perché ci vuole, della persona umana. Ma è di una bellezza, io mi ci commuovo. Prima di fare il video, che l'ho letto, ho pianto. Sarà che sono un po' affaticato in questi 2 anni, ma ho pianto come se avessi sentito una delle più belle sinfonie suonate. Perché ti sfoga musicalmente, persona umana, e Leopardi, cioè una poesia, la persona umana. Ma che cosa vuol dire persona umana? Ma vedete il trasfigurativismo, la trasformazione, la trasfigurazione proprio, sembra veramente Gesù che si trasfigura, del sostantivo individuo che già ha una sua solennità, cioè non divisibile, non lo puoi, tant'è che c'è la schizofrenia, se si divide l'individuo, l'individuo è già un'entità fondamentale della Repubblica. È un fondamento, ognuno di noi deve sentirsi fondamentale, non accessorio, è un pilastro fondamentale, fa parte di una collettività a cui è garantita la cura del malanno. E se è una persona in stato di indigenza gratuitamente, per grazia, e tutti collaborano perché la grazia poi si diffonde, è un sentimento, è un vento spirituale che investe anche poi il materiale. Quindi dicevamo come si trasforma l'individuo all'inizio, che pochino prima era, diciamo, capito, il soprano parlava, e poi alla fine si lascia andare in un affetto, in una terminologia affettuosa. La persona umana. Che cos'è una persona umana? Forse questo non si ricorda più, non ci si pensa più. La persona umana non è mica, cioè individuo quasi scientifico. Persona umana è religioso quasi, è sacro. È mistico. Perché è misterioso? Perché? Perché la persona umana è un microcosmo. La persona umana è biologia, è fisica, è intelletto, pensiero, religione, politica, esperienze. Persona umana è un organismo di coesistenze. È molto complesso. È molto complesso. È già immensamente complesso e meravigliosamente complesso da un punto di vista biologico, ma lo è ancor più da un punto di vista, dicevano i greci, bios, la vita, zoè, la vita. Ed è già più filosofico, più la mente, il pensiero, il senso dell'esistenza, quindi è una biologia che pensa, e poi c'è la psiche, che loro, per loro era l'anima, quindi la parte spirituale. Quindi è un complesso, un organismo complesso. Ed è il corrispettivo del macro. Quanto è complesso l'universo, tanto è complessa la persona umana.
E il sovrano, la sovrana, dice: tu legge, non puoi in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Non vorrei dire altro, non serve. Ognuno di voi, ognuno di noi può continuare a pensare e riflettere. Al limite posso salutarvi solo con una domanda, che è un'ulteriore riflessione d'attualità. In questo momento, si sta davvero vivendo nel rispetto della persona umana?